E benvenuti a questa prima video lezione in cui vi spiegherò come disegnare e come realizzare, colorare il disco cromatico di Itten. Il disco cromatico di Itten è uno schema che serve a individuare subito e a ricordare anche quali sono i colori primari, secondari e i terziari. Adesso vi spiegherò nel primo video come disegnare questa figura geometrica e poi realizzerò anche un altro video in cui vedremo insieme anche come si colora con i colori a tempera. Siete pronti? Allora adesso, per cominciare, vediamo insieme quali sono i materiali che ci Ecco qua, serviranno. Questo è il disegno finito. Adesso vi spiegherò passo passo come realizzare. Intanto il materiale che ci serve qual è? Per prima cosa ci serve un foglio ruvido e pesante, 200 grammi, quello che comunque usiamo solitamente a scuola. Poi servirà il compasso, la squadra a 45 gradi, una riga, una matita, meglio se usate la 2H, io però userò la HB perché lascia un segno più scuro e altrimenti nella webcam non si vede. Ovviamente dovete sempre tenere a portata di mano la gomma e anche il temperino. Eccolo qui. Io userò anche una gomma matita, però non è uno strumento indispensabile. Cominciamo cercando il centro del nostro foglio da disegno. Come si fa a trovare il centro breve in poco tempo, facilmente? Con le diagonali. Sapete che se noi tracciamo le diagonali di un rettangolo, là dove si incontrano le diagonali, quello è il centro. Però, siccome queste sono solamente linee di costruzione, poi non ci serviranno e dovremo cancellarle. Vedete, invece di tracciare tutta la diagonale intera, faccio solo una lineetta al centro. Faccio la stessa cosa anche dall'altra parte. In questo modo riesco a trovare il centro, eccolo qui, senza tracciare delle linee lunghe che poi dovrei faticosamente cancellare. Una volta trovato il centro, prendiamo il compasso e dobbiamo tracciare con il compasso due circonferenze che abbiano entrambe lo stesso centro. La prima, la più piccola, misura 6 centimetri e mezzo di raggio. Quindi misuro, ecco qui, misuro l'apertura del mio compasso, deve essere di 6 centimetri e mezzo. Punto il centro del compasso nel centro che avevo trovato precedentemente e disegno la prima circonferenza. Me ne serve un'altra adesso. La prossima deve essere una circonferenza più grande, deve misurare 10 centimetri di raggio, quindi vado ad aprire il mio compasso
esattamente ad apertura 10 centimetri. Ecco qua. Punto il compasso nello stesso identico punto di prima e traccio anche la seconda circonferenza. Ecco, io in questo caso la ripasso perché altrimenti a schermo non si vede molto, ma voi potete anche tracciarla in maniera più leggera, ok? In modo che si veda appena appena. A questo punto devo disegnare le figure geometriche all'interno della circonferenza più piccola, che sono un esagono regolare e un triangolo equilatero. Quindi vedete che ho posizionato la riga esattamente sotto il foglio da disegno, la faccio aderire bene al bordo in modo tale da poter con la squadra tracciare delle linee esattamente perpendicolari. In realtà mi serve una sola linea e questa linea deve passare esattamente per il centro della circonferenza. Vado a disegnare un segmento, eccolo qui. È un segmento che passa esattamente per il centro e va a toccare la circonferenza minore in due punti. Questo punto qui in alto e quest'altro in basso. A questo punto mi serve di nuovo il compasso. Qui, ragazzi, si tratta di disegnare un esagono regolare e molto probabilmente questa cosa ve l'ha già insegnata l'insegnante di tecnologia, ma va bene lo stesso una spiegazione dettagliata che magari qualcuno non si ricorda. Apro di nuovo il compasso con il raggio della circonferenza minore, quindi 6,5, e punto la punta del compasso in uno dei due punti che ho trovato tracciando il segmento perpendicolare. Ora io dovrei tracciare un arco passante per il centro che tocca la circonferenza minore in due punti, a destra e a sinistra. Evito però di disegnare tutto l'arco. Perché? Perché sono sempre linee di costruzione che poi dovrei comunque andare a cancellare. Quindi faccio solamente un trattino piccolo a destra e a sinistra per individuare questi punti sulla circonferenza. Eccoli qua. La stessa cosa faccio anche dall'altra parte. In questo modo ho dei punti che mi serviranno a disegnare questo esagono regolare.